Amen. Amen. Come dicevo prima, questa mattina abbiamo un servizio speciale e Dio ci ha fatto dono di avere in mezzo a noi un predicatore speciale, un ospite speciale, e ringraziamo Dio di poterlo avere tra noi. Lo conosciamo da tanti anni perché lui è di Roma, è romano, ma da qualche anno si è trasferito a Palermo con sua moglie, il pastore Lucia, e stanno servendo con il nostro apostolo nella chiesa madre di Palermo, Parola della Grazia. Ed è una grande gioia averlo con noi da tanti anni, nonostante la sua giovane età, essendo all'incirca mio coetaneo. E da tanti anni è nel ministero, un ministero molto apprezzato a livello nazionale, anche internazionale, e non solo, insieme a sua moglie sono stati pure pionieri di un'attività che è quella della prima, credo, web radio cristiana in Italia, credo, Radio Zoe. Quanti hanno sentito parlare di Radio Zoe? Penso tutti, perché da diversi anni sta, anche quando, ancora prima dell'avvento di tutti questi social che abbiamo adesso, è iniziata questa opera che conta migliaia di persone che si collegano, che ascoltano, che assistono ai vari programmi. Tra l'altro ci sono negli ultimi tempi ulteriori nuovi programmi e nuove dirette insieme all'Apostolo Lirio e tanti altri appuntamenti interessanti. Per cui con grande gioia questa mattina siamo pronti a ricevere il messaggio della parola di Dio. Abbiamo gioia, abbiamo aspettativa, perché Dio ci parlerà e ci benedirà. E vogliamo quindi con grande gioia accogliere il pastore Luca Adamo. Grazie pastore, grazie per le belle parole, alleluia, che belle cose, non sento dire le cose belle su di me, dico ma wow, tutte queste cose belle ho fatto, no che uno non se ne accorge, no? Tu fai, noti che hai fatto un sacco di cose che entrano nel cuore, grazie pastore, intanto per l'invito un po' improvvisato perché io non dovevo stare qua oggi ma sono venuto a Roma per altre cose, mia suocera ha bisogno di aiuto, quindi mia moglie Lucia lì vi dà un saluto forte. Speriamo la prossima volta di poterla portare con me, ci teneva tanto. E partirò, credo domani, per Palermo. Noi, io e Lucia, conosciamo i nostri pastori da tanti anni, avevo i capelli quando... non so, si ricordi Sabrina, pastore Sabrina? Io ce l'avevo, no? Voi ce l'avete ancora, no? Che bello vederli dopo tanto tempo, vedere la gente. Cioè, a volte vediamo persone dopo tanti anni un po' sviati, no? Poi ne vedi altri che invece sono migliorati tantissimo, sono nel ministero e ti fa un enorme piacere, quindi davvero straordinario vederli. E io, Radio Zoe, di cui parlava il pastore, la parola Zoe vuol dire vita abbondante, no? Vita esuberante, una vita, non una vita dove hai tutto, quello è Leroy Merlin dove c'è tutto, non è Ikea, no, non è una vita dove c'è tutto. Abbondante significa che tutto quello che ti serve in quel momento Dio te lo provvede, è un Dio meraviglioso. E la parola vita abbondante nel greco è zoe, da contrapporsi alla parola bios, che significa vita biochimica, che esisteva già prima che Gesù venisse. Quindi Gesù ci ha portato questa... Fra l'altro è stato molto interessante quando Gesù l'ha detto, no? In Giovanni 10:10, il ladro viene per rubare, uccidere, distruggere, ma io... La congiunzione ma nel greco non c'è, però la frase io implica il ma, è come se nel greco ci fosse questo ma. Questo è molto interessante. Se io dicessi, tu sei tifoso, che so, della Juventus, ma io, già il ma ti fa capire che io non sono tifoso della tua stessa squadra, ancora non lo sai di che squadra sia tifoso, ma non sono della tua squadra. Il ma già fa una separazione. E così Gesù ha detto, il ladro viene per rubare e uccidere, e dice, ma io, già il ma, lo mette in un altro gruppo. Quindi là dove vengono distruzioni e roba così, vengono prima del ma. Non vengono da Dio, ed è interessante capire che quando Dio non manda il male può aiutarci, perché se penso che Dio mi manda il male come faccio a rivolgermi a uno che mi aiuti se è lui che mi manda il male? Ora questa espressione
vita abbondante, la troviamo già nell'Antico Testamento. Voglio farvi tornare indietro tanti anni fa. Ma tanti anni fa. Aiutatemi a dire tanti anni fa. Da prima che... prima di Roma, e Roma c'ha 2760 anni più o meno, prima ancora, molto prima, che è il tempo dell'esodo, di questa fiumana di gente che esce dall'Egitto. Vi ricordate la storia, coraggio amati da Dio, è vero, è che escono fuori dall'Egitto e quindi tutte le piaghe, macello il faraone che fa i capricci, e alla fine escono dall'Egitto. Stiamo parlando di 1,5 milioni di anime, 622.000 uomini dai 20 anni in su in grado di fare la guerra, più donne e bambini, 1,5 milioni di persone, che il giorno prima erano schiavi, malati, senza una lira. Il giorno dopo sono usciti ricchi, ricchi, cioè proprio ricchi, guariti, quindi quella è stata una notte di risveglio, di guarigione pazzesco, perché non mi puoi far uscire guariti 1 milione di anime che il giorno prima erano schiavi, quindi con le artrosi, problemi, non capisci da solo. E inoltre liberi, quindi 1,5 milioni di persone che il giorno prima, 6-7 ore prima, erano poveri, malati e schiavi, si sono ritrovati liberi, guariti e ricchi. In una notte, 1,5 milioni di persone. Ce la farà Dio a fare qualcosa con una famiglia di 5 persone oggi a Roma? Ah, ce l'avete le mani? Ah, no, pensavo... No, perché una volta quando dissi al buon Dio, signore, c'ho un problemino, sai, noi siamo 3-4 persone in famiglia, il signore dice, ma mi ha fatta lui questa battuta, mi devi credere. Ora io non è che io quando prego, Dio mi parla ed esco dalla camera da letto con le tavole da legge in mano, no, non è così. Però sento la sua voce, come tutti, no? E una volta il buon Dio mi disse questo, che dice Luca, ce la faccio, gestire una famiglia di 3 persone. Perché ho aiutato 1,5 milioni di persone, manco una notte, per 40 anni. Lo capisci da solo che quando ci preoccupiamo è un po' imbarazzante. Lo capisci da solo. Ma Dio buono non ce le fa pesare queste cose. Fa finta di niente. Lo capisci da solo. Ma quanti siete in famiglia, amico mio? 3 persone. Ora lui è un uomo di fede, ma qualora non lo fosse, sarebbe imbarazzante. Il Signore, sono preoccupato, come faccio? Dio dice, mi chiede a me come fai? Io ho 1,5 milioni di anime e l'ho risolto in 6 ore di tempo. E quando gli egiziani hanno dato l'oro agli ebrei, non è che gli ebrei l'hanno rubato, quell'oro era il loro, gli era stato tolto, 410 anni di schiavitù. Gloria a Dio, God is good all the time. Ma non è di questo che voglio parlare stamattina, questo era gratis, extra. Escono dall'Egitto e tutto quanto, gioia immane. E arrivano alle pendici del monte di Dio. Immaginatevi la scena, c'è sto monte, il monte di Dio, no? Arrivano là, guarda a un certo punto la proposta di Dio al suo popolo. Andiamo nell'Esodo al capitolo 19, i primi versetti. Io non ho come la versione cartacea, forse la state proiettando. Allora, Esodo capitolo 19, la leggerò insieme con voi. Allora, attenzione che questo è stranissimo. Versetto 1. Nel primo giorno del terzo mese dell'uscita del paese d'Egitto, cioè abbiamo anche la data sicura, molto interessante questo, in questo giorno i figli di Israele giunsero nel deserto del Sinai. Versetto 2. Grazie Manu. Essendo partiti da Refidim, a Refidim è una località pazzesca, ha avuto un problema Mosè a Refidim, più avanti avrà un problema con Amalek, una delle più cruente battaglie nel deserto è successa là, ma comunque, partiti da Refidim, giunsero nel deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Israele si accampò di fronte al monte. Ci siete qua? Tutto a posto? Regolare? Versetto 3. Poi Mosè salì verso Dio. Fermi. Boni. Non arriva. Fermi. E l'Eterno lo chiamò dal monte e gli dice. Questa è la prima volta che Mosè sale sul monte in quel frangente. Era già successo tempo prima, ma Dio gli parla. Ha visto che è arrivato il suo popolo nel Sinai e gli deve dire delle cose. Così dirai alla casa di Giacobbe e questo annuncerai ai figli di Israele. Attenzione, ora Dio sta per dire quello che vorrebbe fare col suo popolo. Versetto 4.
Voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani? E come vi ho portato sulle ali d'aquila e vi ho condotto da me. Fermiamoci qua. Ali d'aquila è il titolo della mia predicazione stamattina. Dio dice, avete visto come avete vinto facile? Ali d'aquila questo significa, avete vinto facile. Come un bambino sulle braccia della mamma, che fa il bambino? Niente, fa tutto alla mamma. Pure quando non è bambino fa tutto alla mamma. Io fino a 30 anni faccio tutto mia madre. Fermi. Che quando sono andato via mi sono sposato, mamma invece che essere triste ha detto che bello. Ok, allora non c'è più mamma. Di solito le mamme piangono, ma tu dovresti piangere che vado via. No, amore mio, sono contento e te ne faccio 30 anni che stai qua. Quando te ne... Perché con mamma si vive bene. È vero o no? Si vive l'amore con mamma, tutto preciso. Poi fa la doccia, lasci il lago, nessuno si arrabbia. Va a fare con tua moglie, va. Rimani morto nella doccia. Se... Ecco. Fermi, fermi. Il matrimonio è meraviglioso. È meraviglioso, infatti se mi faccio una vasca da bagno vado più tranquillo. Aspetta, aspetta. E Dio dice, vi ho condotto sulle ali dell'aquila. Che cosa vuol dire? Avete visto come avete vinto facile? Se riusciti dall'Egitto non avete alzato un dito. È stato Dio che ha alzato il dito, ci siete? 10 piaghe d'Egitto non le hanno mandate gli ebrei, le ha mandate il buon Dio. Sul popolo egiziano hanno vinto facile gli ebrei, non hanno neanche dovuto avere fede, abbi pazienza. Dio non gli ha chiesto dovete avere fede, dovete credere in me e dovete edificare, niente. Dio ha detto statevene a casa. A un certo punto l'ultima piaga ha detto chiudetevi dentro casa, mettete il sangue dell'agnello fuori dall'istipile e mangiatevi l'agnello. Anche gli increduli lo hanno fatto eppure sono stati salvati. Quella sera non è stata richiesta fede, non è stato richiesto niente, Dio ha detto solo mettete questo sangue, lo comprenderemo anni dopo il significato, ma la gente che si rinchiudeva nella camera era, della stanza era preservata dal distruttore. Sono usciti dall'Egitto, non sanno neanche loro come. Quanta fatica hanno fatto gli ebrei per uscire dall'Egitto? Zero. Quanti ebrei sono morti nella battaglia per uscire dall'Egitto? Zero. Quanta fede hanno dovuto mettere per uscire dall'Egitto? Non in quel frangente. Quale fatica? Allora Dio dice, avete visto come vi ho portato sulle ali dell'aquila? Hai visto come vi ho fatto vincere facile? L'avete... Questo è quello che Dio dice, lo sta dicendo. Vai avanti per piacere, versetto successivo. Ora dunque, attenzione, questa è la proposta di Dio, attenzione perché questa proposta sarà rifiutata. Attenzione. Ora dunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce, osserverete il mio patto, sarete fra tutti il mio popolo, il mio tesoro particolare, virgola, poiché tutta la terra è mia. Beh, la proposta è buona. Caspita. Se darete... non andare avanti. Torna. Se darete attentamente ascolto alla mia voce, osserverete il mio patto. Di che patto sta parlando? Ma di che patto parli? Se ancora doveva farlo il patto con Mosè. Di che patto sta parlando? Non mi pare che stia parlando del patto mosaico, ancora lo doveva fare, fra qualche minuto inizierà, ma ancora non è iniziato il patto mosaico. Ora l'idea di Dio è, se voi ascoltate il mio patto, ora vedremo di che patto si tratti, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. L'idea è buona, bella proposta, non c'è male. Cerchiamo di capire un po' meglio, per piacere, ma un versetto dopo, grazie amico mio. E sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Già si capisce qua che il patto non ha, l'accordo non ha funzionato. Che oggi Israele non è un regno di sacerdoti. C'è qualche sacerdote, ma non è re. E non è una nazione santa. C'è qualche santo, qualche messianico, ma è continuamente attaccata dai suoi nemici, circondata. Ogni tanto gli arrivano dei razzi sulla testa. Noi abbiamo dei corrispondenti a Tel Aviv della radio. Due reporter si rilasciarono, che ora credo sia anche a Roma, abita la Magliana, ma stava là a Tel Aviv. E lei ogni tanto facciamo i collegamenti. Una volta abbiamo fatto un collegamento, lei era sotto il tavolo della cucina con i bambini perché i razzi piovevano su Tel Aviv. Dico, ma riesce a fare il collegamento? Dice, no, noi siamo abituati. Amore mio, io bene, ma per noi non è normale insomma questa cosa. Per loro non arrivano i razzi. Non mi sembra una nazione super protetta. C'è la protezione di Dio, ma c'è qualcosa che è successo qua. Vai al versetto, no aspetta, rimani al versetto 5 per piacere, rimani al versetto 5. Allora di che patto sta parlando? Dice, se osservate il mio patto, io vi faccio vincere facile, vi porto sulle aquile dell'aquila.
Israele non ha vinto facile sempre. Sì, nella conquista di Cana ha avuto una conquista facile, si è aperto il fiume, Gerico l'ha conquistata facile, la città di Ai l'ha conquistata con una manovra a tenaglia, a un certo punto poi un nemico, i Gabaoniti, Dio gli ha dato una mano e ha tirato i sassi addosso ai Gabaoniti e Dio c'ha la mira buona. Quindi le conquiste buone ci sono state, ma poi i problemi con i Filistei, e gli Amalechiti, e gli Ammoniti, tutta questa gente, problemi ancora adesso con la Palestina viene dalla Filistia, ancora quella roba là. Non stanno vincendo facile gli israeliani, stanno avendo una protezione di Dio di base, ma non stanno stravincendo. Che è successo? Dio ha detto, se osservate il mio patto, voi vincerete facile. Di che patto sta parlando? Certo non di quello mosaico, perché ancora doveva essere fatto. Che patto era in voga in quel periodo? Beh, il patto che c'era prima di quello mosaico era quello abramico, non c'è dubbio. Il patto abramico, noi ne stiamo parlando anche in Chiesa Palermo di questo, il patto abramico è un patto di amicizia, non è un patto di legge, non è un patto di io dico e tu fai, è un patto di amicizia. Il patto abramico è un patto di amicizia. Abramo e Dio erano amici e i discendenti di Abramo erano amici di Dio perché erano discendenti di Abramo. Se tuo nonno era Abramo, tu eri amico di Dio. Questo era il patto. Se osservate il mio patto, Dio sta dicendo, se continuate a essere amici miei, io vi faccio vincere facile. Ok, torniamo al Monte Sion. Andiamo a vedere la risposta di Israele, versetto numero 6. E sarete per me un regno sacerdotale nazionale, versetto 7. Allora Mosè manda a chiamare gli anziani del popolo e disse tutte le cose che Dio gli aveva detto. Ha fatto una riunione plenaria come l'avete fatta voi l'altra volta, anche la cerimonia plenaria, cioè tutti gli appartenenti alla famiglia si riuniscono. Senti che, ma senti che è successo? Versetto 8, per piacere. E tutto il popolo rispose, senti la risposta del popolo, ora però ti devo fare entrare un po' nell'ebraico, ma poco, io non sono un grande studioso, sono solo uno che legge qualcosa, però una cosa te la devo far vedere, fermati. Senti il popolo che dice, noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. Così Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Risposta mi sembra buona, o no? A te ti sembra buona, perché sei europeo, ma il ceppo semitico è diverso dal ceppo europeo. Questa è una frase idiomatica. I modi di dire, se io dico a una persona campa cavallo che l'erba cresce a Londra, lui pensa che io parlo dei cavalli e dell'erba. Invece è una frase che non parla né dei cavalli né dell'erba. Campa cavallo che l'erba, che non gli frega niente i cavalli, stanno a dire un'altra cosa. Oppure ne passa di acqua sotto ponti. Mica sta a parlare dei ponti. Abbiamo 32 ponti a Roma, ma nessuno di questi c'entra con questa frase. È un modo di dire, è un idioma. Ora, il ceppo ebraico è pieno di questa roba qua. Perché dico che è una risposta strana? Questo me lo fece notare un rabbino, un mio amico, oggi è nel Gad Eden, col Signore lui. Ma io incuriosito glielo chiesi, era anche di Roma, e dissi proprio questo, rabbi, ma come mai? Questa frase ti sembra buona? E lui me lo confermò. Mi disse, Luca, non è una buona frase questa. Noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto, è la frase del tipo... Guarda che a noi basta che Dio ci dica di fare le cose e le facciamo, mica abbiamo bisogno che Dio ci faccia vincere facile. Guarda che noi siamo capaci, ormai ci siamo abituati. Ma vi faccio vedere la prova nella scrittura di questo, che potrebbe essere solo una mia ipotesi. Non è mica una bella... Noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto. Non è quello che Dio gli ha chiesto. Gli ha detto, volete che vi conduca sulle ali d'acqua? La risposta giusta era sì. Continua a darci una mano. No, guarda che ormai siamo grandi. Ah, ma che fai? Ma mi tratti ancora come un bambino? Ho visto il bambino quando arriva all'adolescenza. Hai visto che la scienza dice che l'uomo si è evoluto, dalla scimmia è diventato uomo. Io credo che i maschi da uomo diventino scimmia a una certa età. Noi maschi siamo così, oh. Mi figlio non c'è, non so se mi sta a sentire. Non siamo mica normali, in adolescenza ci invuliamo. L'evoluzione esiste al contrario, smetti di essere un essere umano, tu le vedi le ragazzette precise, tutte. I maschi sono trogloditi, gli manca la glava.
siamo così. Non so che gli succede a qualcosa dei maschi, a un certo punto gli si storce il DNA. Che c'è succede? Dice Lucia, mia moglie, che il maschio è la versione base, il modello base della creazione. Che le femmine sono il modello evoluto. Se è un modello base, a noi c'è basta un divano, un telecomando, una ciotola, un po' d'acqua. Ma bivazze, quando devi prenderti cura di un maschio, una donna che fa? Gli dai pranzo e cena o sta a posto? È così, ma quando te ne prende cura della donna, fermate, oh. Questa scherza, non litigate con le donne, poi lasciate stare, perdete tempo. Poi quando tua moglie ti dice, guarda, dimentichiamo, non è vero, la donna non dimentica. La moglie non dimentica, archivia. Archivia, non c'è una sola donna al mondo che dimentichi. Non ce la fanno a dimenticare, donne. Archiviano, dicono, vabbè, mi può servire fra qualche anno. Ah, è capita con Lucia ogni tanto. Ah, mi hai detto la stessa cosa di 5 anni fa. Manco sono dove stavo 5 anni fa. Io. Non lo so dove ero 5 anni. Allora fai finta col cervello. Sì, è vero. E tu cominci a pensare, allora, 2 anni fa, 3 anni fa. E lei se ne accorge che tu non lo sai dove eri 5 anni fa. E a me mi sciocca che lei lo sa. Lei lo sa. E quindi le donne sono... hanno l'archivio, quindi se litighi con tua moglie metti l'anima in pace, decide di volerti bene ma non perché si dimentica, c'ha tutto archiviato. Invece il maschio perdona prima perché si scorda. Quando dico, Luca, ma tu non hai rancori? No, è che mi scordo. Cioè se io litigo con te me lo devi ricordare, se no ti rivedo e ti abbraccio. Mi scordo, non c'ho tempo, ma perché siamo involuti, siamo modello base senza optional. E questa è la cosa bella, che una donna si innamora di noi, e la donna è un miracolo che si innamori di un maschio. Io con Lucia appena mi ha incontrato, siamo incontrati, c'era un convegno di Po Yong Cho allergie frotte, te lo ricordi? C'eravate, ti ricordi? 6.000 persone siamo incontrati, siamo innamorati, poi vabbè che all'epoca senza cellulari aveva il telefono di una ragazza, era un macello. Poi mia moglie era in una chiesa che non ti aiutava, proprio maschi da una parte e femmine dall'altra, un atto guardiere proprio. E quindi dopo che sono riuscito in qualche modo ad avvicinarmi, no? Ma lei se lo ricordate, se andava da fratello, dai, dai. E quando ho avuto, ecco, lei, poi ci siamo incontrati, abbiamo avuto un matrimonio, un fidanzamento molto casto, molto per l'amor di Dio, ecco, lei dopo ho scoperto che già appena ti ha visto dice, non va bene sto ragazzo. Che ti sei innamorata allora? Perché la donna è così, la donna vede il cuore. E a volte noi maschietti è proprio quello che andiamo a rovinare. La donna sta con noi perché ci vuole bene e ci ama, ed è quello che dovremmo curare, il cuore. Tutto il resto gliene frega anche alla donna. È motivata solo dall'amore, quindi sei convinto una donna a stare con te, ti è tutta stretta. È un miracolo che una donna si mette con un uomo, è un miracolo, la donna è altro, Dio l'ha fatta per ultimo, se no avrebbe detto a Dio cambia i colori, non vanno bene, capito, cose così, vabbè dai, vabbè, allora, noi, no. Vabbè, no, che bello il matrimonio, che bello, io mi sarei sposato ancora prima se avessi, che bello, quindi la risposta è, ma noi, non c'è mica bisogno che mi dici come devo fare, mamma, facciamo prima l'esempio dei bambini, no? Che diventano grandi, ma adesso so tutto, non è vero, però sapete come si cresce. E così gli anziani. Oddio, guarda che noi basta che ci dici tutte le cose e le facciamo, mica che c'è bisogno di trattarci come dei bambini. Questo è già successo, succederà ancora anni dopo con Saul, re Saul, quando il popolo chiese a Dio un re in carne ed ossa. E Dio fu dispiaciuto, dice, mi sarebbe piaciuto che scegliesse me come re. Sarebbe stato bello se gli ebrei avessero avuto l'unico popolo ad aver avuto un re invisibile e potente. Invece Israele, no, vogliamo un re in carne ed ossa, bla bla bla. Allora Dio dice, vabbè, vi do il meglio che ho. Scelse re Saul, che però avrebbe portato alla guerra il popolo, avrebbe chiesto le decime, i soldi del popolo per portare avanti il suo regno, invece che per benedire la nazione. E quindi già questa cosa succederà dopo anni. Quindi questo popolo a un certo punto dice, Signore, io grazie per le ali d'aquila, ma preferisco farlo con le mie forze. Tu basta che mi dici cosa fare e noi sconfiggiamo i nemici. Da cosa affermo questo? A motivo della reazione di Dio. Fino a qua come lo vedete Dio? Tranquillo, amorevole, che impressione vi dà? Buon Dio, no? Posso aiutarvi?
posso portarvi su Ali d'Aquila, vi posso far vincere facile. Guarda adesso, questo è il cambio come il film Titanic. E visto c'è la prima parte di Titanic, colori pastello, Bordeaux, amore, na, na, na. Amore, the love story, bella però, io dico bello quando arriva l'iceberg, no? Il film è bello quando arriva l'iceberg, comincia a essere un film che va bene, a storia d'amore, però a un certo punto arriva, io ringrazio Dio per l'iceberg, che film, a un certo punto arriva l'iceberg, cambiano i colori, il regista non fa più il pastellato Bordeaux, comincia, diventa tutto blu, blu scuro, hai visto il colore? Hai visto la musica in sottofondo? Non è più un po' carina, è un po' tutta boom, boom, boom. Hai visto, cambia, i registi sanno come fare un film, cambia l'inquadratura, cambia un film, un altro film, così, un esempio, no? E così questo. Adesso c'è una musica dolce, c'è Dio che dice voglio farti così, 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 tutto preciso. Guarda ora come cambia improvvisamente la reazione di Dio. Versetto 9, amico mio. E l'Eterno disse a Mosè, attenzione, dopo che ha sentito la risposta degli anziani, che l'Eterno, l'ebraico, lo conosce bene, mica come noi europei che abbiamo difficoltà, quella è una frase idiomatica. Noi faremo quello che l'Eterno ha detto, e guarda che siamo capaci di fare da soli, basta che ci dia un ordine e noi facciamo, non c'è mica bisogno che fai tutto tu per noi. Questa è la risposta che è stata. E l'Eterno dice a Mosè, ecco, io verrò a te in una densa nuvola. Questa anche già è una mezza novità, fermi, affinché il popolo oda quando io parlerò con te. Oda? Quindi già il popolo non lo vede, lo ode, quindi c'è la voce tonante, roba da paura. Non è roba bella, eh? Una voce che esce dalla nuvola non è una cosa bellissima. Infatti spesso si parla di timore e terrore davanti alla voce di Dio. E creda a te per sempre. Mosè riferì quindi all'Eterno le parole del popolo. Versetto 10. Allora l'Eterno dice a Mosè, vada al popolo, santificalo oggi e domani e fa che si lavi le vesti. Comincia a essere strana sta cosa. Versetto successivo. Ora non pensare che tu conosci tutto il resto. Tu stai venendo dall'Egitto, ancora non conosci tutto di Dio. Già ti stranizza questo cambio di carattere. E siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno l'Eterno scenderà sul monte Sina agli occhi di tutto il popolo. Gli dà 3 giorni di tempo per santificarsi. Perché fino a mo' non l'ha fatto? Perché lo ha condotto con le piaghe, lo ha liberato senza tutte queste cerimonie? Guarda qua, versetto successivo, versetto 13, no 12. Tu fisserai tutto intorno al monte dei limiti al popolo e dirai, guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne l'estremità, chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Ma chi è? È un'altra persona. Fino a 5 minuti fa era un Dio amorevole. In Egitto non ha mai avuto queste esigenze. Non si è mai presentato. 3 giorni per santificarmi, guai se ti avvicini, sarà messo a morte. Ma che roba è? Che è successo qua? Inoltre, il secondo motivo, leviamolo ora al versetto, il secondo motivo per cui dico che Israele ha rifiutato di farsi guidare dalla mano di Dio è che oggi Israele non è un regno di sacerdoti e nemmeno una nazione santa. Ci sono dei sacerdoti, fra l'altro sarò in Israele, credo il 31 di questo mese, con la radio, un gruppo di ascoltatori, facciamo una cosa, ne approfittiamo finché non ci sono Green Pass, cose così, ma non è una nazione, io sono un amico di Israele, tutto quello che vogliamo, ma non è una nazione di santi, c'è qualche santo e qualche sacerdote, ma Tel Aviv è completamente secolarizzata, lontana da Dio, c'è solo Gerusalemme, un po' alcuni, ma non è una nazione santa, non è una nazione protetta da Dio, i nemici la circondano e fanno quello che gli pare. Fra l'altro Israele non ha neanche tutto il territorio che Dio promise ad Abramo, non ce l'ha. E allora, questo è quello che esiste, che è successo. Dio ha stabilito la legge mosaica. Ora, non è che Dio ha messo la legge perché Israele ha rifiutato di farsi guidare per grazia, diremo noi, della mano di Dio. La legge sarebbe stata data comunque, ma forse in un altro modo. La legge esisteva già prima che Mosè la vedesse. La legge è la base del trono di Dio, parla della santità, della perfezione di Dio. Ma c'è modo e modo di darla agli uomini. Una cosa è dire ad Adamo, puoi mangiare di tutti gli alberi del giardino, però questo frutto abbi pazienza, non lo mangiare. E un'altra cosa è mettere un angelo con la spada e impedirti di mangiare. Qualcosa è successo, santo cielo. È vero? Hai visto quando qualcuno si avvicina a te,
tutto arrabbiato, perché non lo devi fare? Tu dici, amore mio, la prima volta me lo dici, sta un po' tranquillo, magari se faccio lo stesso sbaglio me lo dici, ma perché ti arrabbi la prima volta? Ci siamo su questo? È la stessa cosa con Dio. È successo qualcosa. La legge certamente è santa, giusta e buona, ma c'è modo e modo di darla. La legge era la legge mosaica era resistente in Dio già da prima che Mosè lo sapesse, perché parla della perfezione di Dio, non c'è dubbio. Allora Dio dice, va bene, volete far da soli? Allora questi sono i parametri. Poi la bontà di Dio è stata che ha messo i sacrifici nella legge, che venivano in aiuto a quelli che, volendo fare da soli, si accorgevano che da soli non potevano farlo. Ora Gesù ha risolto il problema della legge, però ancora oggi lui ci propone, ti posso portare su ali d'aquila o vuoi fare tutto da solo? È la seconda chance. La prima è andata male. La prima è andata male, perché cosa sarebbe, cosa avremmo potuto leggere nella Bibbia? Beh, se Dio avesse, Mosè avesse detto sì, conducici su ali d'aquila, Dio forse avrebbe promulgato la legge, ma con altri toni. Guarda, a proposito, meno male che stai con me, perché questa sarebbe la perfezione, ma non ti preoccupare, ti aiuto io. Sarebbe venuto il Messia, l'avremmo raccolto in un altro modo, come con Adamo ed Eva nel giardino. Quando mi sono convertito ho scoperto che il mio nome era in tutta la Bibbia, e non fui felice visto Adamo, la situazione. Poi ho scoperto che anche Gesù è chiamato l'ultimo Adamo, ha pareggiato i conti, allora sono un po' felice e un po' triste. E quando Dio nel giardino parlava con Adamo e gli disse, custodisci il giardino, non è che ha detto ad Adamo, ma botte ma zappa, che devo... non è così custodire, era di sorvegliare e fare in modo che nessuno rovinasse il meccanismo di Dio, cosa che invece... E Dio disse ad Adamo, Dio portò Adamo vicino all'albero della conoscenza del bene e male, lo prese per mano e disse, guarda, questo qua per piacere non me lo toccare. Ma non perché, se Adamo avesse aspettato, Dio gli avrebbe insegnato il bene e il male. Tutto là. Non è che se Dio ha messo quel giardino là è perché doveva approcciarlo l'uomo, ma con Dio, non col diavolo. Non è che Dio mette un giardino nel giardino di casa tua, una cosa che non vuole che tu tocchi. Ci sarebbe venuto il momento dove Dio avrebbe preso per mano Adamo e gli avrebbe fatto conoscere il bene e il male. Ma una cosa che ti presenta mamma tua il bene e il male è una cosa che ti presenta un amico tuo magari che ha secondi fini. È così con la legge. Dio ha detto volete che vi aiuti a vincere facile? E gli avrebbe detto guarda, cioè, questa è la legge mosaica. Avrebbe raccontato loro della legge mentre loro, è vero, stavano là nel grembo di Dio. Invece hanno detto di no. E allora Dio ha detto, ok, mi rimane un unico modo per aiutarvi, obbedite a questi 613 precetti, 365 obblighi e 248 divieti. Vedete un po' quello che potete fare, visto che l'unico modo per relazionarsi con Dio, oltre che per grazia, è per opere. Non hai altre chance. E le opere sono queste. Così il popolo entrò in questa dinamica e ci rimase tutto il tempo. Fin quando il Redentore, un predicatore itinerante da Nazareth, non avrebbe calpestato il suolo e risolto il problema della legge mosaica. Ora, voglio farvi vedere un'altra cosa, perché quando Gesù è venuto a dirci io sono venuto a portarvi vita, Zoe, è la stessa cosa. Gesù intanto parlava ebraico, non parlava greco, anche se lo leggiamo in greco, Gesù parlava aramaico, quindi un dialetto ebraico complicato, l'aramaico è più complicato dell'ebraico. Ci sono traduttori in rete, ma l'aramaico è pieno di frasi idiomatiche. Dice una cosa per dirne un'altra. È complicato. E allora Gesù ha detto in ebraico, io sono venuto a darvi vita in abbondanza. E sta ripetendo, non voglio entrare e annoiarvi a prima mattina con i testi, ma in Esodo 19 troviamo delle espressioni che ritroviamo in Giovanni 10, nella versione ebraica di Giovanni 10. Pazzesco, meraviglioso. È come se Dio un'altra volta desse all'uomo una seconda possibilità. Io sono venuto a portarvi una vita vincente, una vita Zoe. Sono io la chiave, non è Mosè la chiave. Una volta durante la trasfigurazione comparvero Mosè ed Elia, ve lo ricordate? C'era anche Gesù, c'erano anche due o tre discepoli, ve lo ricordate? E una voce dal cielo disse, con Mosè ed Elia, disse ascoltate e seguite il mio figliolo. Perché se noi discepoli avrebbero pensato che forse dovevano seguire il profeta e il legislatore Mosè. Invece Dio dice seguite Cristo. Stai attento a chi stai seguendo. Attento. Perché le ali dell'aquila stanno con Cristo. E ancora oggi,
e vado a finire, non ho bisogno di parlare a lungo. Ancora oggi io ci ho messo un po' a realizzare quanto importante sia lasciare che Dio mi aiuti. Io sono cresciuto, sono stato allevato in una buona chiesa. Io sono nato di nuovo nella chiesa del fratello Bruno Crociani, che è un pastore che sta alla Rustica, non lontano da qui credo. E poi sono stato mandato in una chiesa più vicino a casa mia, a Roma Nord, e da pastore Cesare. E sono stato allevato bene, devo dire che il pastore Cesare è sempre stato un uomo straordinario, generoso, poi lo conoscete, meraviglioso, pastore Bruno, sono pezzi di pane. Ma per qualche motivo io ero convinto che Dio non potesse fare questo con tutti. Dicevo sì, all'inizio Dio fa dei miracoli, però poi dopo non è che fa sempre i miracoli, vuole che impari a camminare da solo. Quanti di voi hanno creduto a sta bugia? Dio non ha mai detto che vuole smettere di darti miracoli mentre cammini da solo. Una cosa è formare il carattere, un'altra cosa è non darti una mano. Per qualche motivo ero convinto che i miracoli accadevano all'inizio, che dopo si sarebbero fermati perché Dio voleva che io camminassi da solo, mentre Dio ha sempre voluto che io camminassi con Lui. Lo spirito e il virus mosaico del pre-Sinai era nella mia vita. Che c'è bisogno che Dio mi fa i miracoli? Non erano questi i termini che li dicevo, ma girava questa filosofia che Dio per un po' non ti fa miracoli. Ma perché no? Abbi pazienza. Ma Dio, non dico che poi Dio ti faccia cose strabilianti, ma perché non deve darti una mano? Tua mamma e tuo papà non ti danno una mano sempre. No, mia madre non me la dava, ma perché porella non poteva? Non è, per carità, ci scherziamo con questo, ci scherziamo con mamma. Ma sempre, no, quando può ti dà una mano. E così c'era questa mentalità, che un po' dovessi imparare a farcela da solo. Non era quello che dicevo, ma è quello che pensavo. I miracoli vanno bene all'inizio, poi Dio smette di farne perché devi imparare a camminare da solo. E invece Dio ha detto a Mosè, io vorrei continuare a fare miracoli con voi, me lo fate fare. E gli anziani hanno detto no, non c'è mica bisogno. Questa è stata l'ultima volta nel Nuovo Testamento che Dio ha fatto una proposta così. Non sentiremo mai più una proposta così da parte di Dio, come se Dio si fosse offeso. No, lui non si è offeso, ma mai più Dio farà una proposta così. Bisognerà aspettare che questo predicatore da Nazareth calcasse le scene del pianeta Terra. Solo con Gesù risentiamo questa proposta. Quando ha cominciato a dire io vi chiamo amici, io voglio darvi vita in abbondanza, e mentre Gesù parlava poteva riecheggiare la proposta di Dio. Un altro treno è passato con Gesù. Per tutto l'antico patto non sentiremo mai più Dio fare una proposta così. Vedremo Dio aiutare il suo popolo, circondarlo di affetto, ma una proposta così non la farà mai più. Bisognerà aspettare qualche millennio per vedere questo tenere virgulto da Betlemme calcare le scene e parlare come Dio ha parlato prima del Monte Sinai. Ma vi faccio vedere un'altra perla, la volete? Posso? Posso? Ci siete? Mica ve ne siete andati. Guarda il profeta Geremia, l'ultimo versetto, poi ci fermiamo. Profeta Geremia, capitolo 17, dal versetto 5, se ce l'hai amico mio. Profeta Geremia 17. Ora attenzione a Geremia. Geremia è un profeta complicato. Geremia, che poi i profeti non è che scrivevano per ispirazione. Quando la Bibbia dice che la Bibbia è ispirata da Dio, il concetto greco di ispirazione è diverso dal concetto europeo. Cosa è ispirazione per noi? È il musicista che è ispirato da un riff, da una musica, e poi fa la canzone sua su quell'ispirazione. Cioè l'ispirazione è un'idea che tu mi dai, poi però io sviluppo l'idea, ci siamo. Nell'ebraico ispirazione non è così. Ispirazione per l'ebraico è dettatura. È respirazione fuori. La Bibbia è stata dettata ai profeti, non ispirata come noi lo intendiamo. Nel greco è un po' più leggero, è vero, nel greco è più leggero. E il greco koiné, fra l'altro, non vi impressionate, lo puoi imparare facilmente. Un greco koiné è una specie di inglese parlato dai non inglesi oggi. L'inglese è oh yeah, yes, master, sì, ma the pen is on the table. Questa penna che sta sempre sul tavolo. Ecco, il greco koiné non è complicato, è un greco molto popolano, non è un greco classico, è un greco molto, lo puoi imparare, se ti metti un po' di pazienza, due cose le impari. L'ebraico è un po' più complicato. In ebraico la ispirazione è dettatura, ma del resto se Dio le dieci comandamenti sulle tavole le ha dettate, perché i 613 precetti non avrebbe dovuto dettarli? Non è che Dio ha detto a Mosè, guarda, sui 10 comandamenti...
Scrivi una cosa che fai del bene a tutti, poi fai tu. E Mosè dice, ma hai ispirato? No. Dio ha dettato. E la Bibbia è dettata da Dio. Per cui quando i profeti scrivevano, tante cose non le capivano. Geremia, c'è un passo dove Geremia scrive, e Dio, parlando dell'Eterno, mi dimenticò dei tuoi peccati. A Geremia dice una cosa così. Quello è nato per condannare il messiere suo e dagli giù. Cioè non è che se io mi voglio addormentare bene la sera mi leggo Geremia, ecco, voglio dire, poi per carità, poi ci sta. Per esempio, quando Geremia scrive quelle cose, quei barlumi per darti un futuro e una speranza, manco dice, ma che sto a scrivere? Non è roba sua, è smielata per lui. Per darmi un futuro, una speranza, cose belle, sin dal grembo, non è roba sua, lui obbediva, dice, io non vorrei scrivere, che futuro e speranza, devi morire se sbagli. Devi morire. Geremia è così. Per cui quando lui scriveva, io mi immagino lo Spirito Santo, io bloccava la mano e lui... Una volta ho visto un film con Jim Carrey che non poteva dire bugie. Ma ha fatto impazzire. Voleva dire delle cose e non ce la faceva a mentire. Mi ha fatto impazzire. Stavo con dei ragazzini, ho detto, vi faccio compagnia, quanto riso più che i ragazzini. E non riusciva a mentire. È così i profeti. Geremia, io lo amo, fa impazzire. Quando scrive le cose sdolcinate, non è roba sua. Si capisce che è stato obbligato dallo Spirito Santo. È stato proprio costretto. Ora, guarda qua che dice. Qua entriamo nel campo suo, parla di uomini maledetti, qua lui è... Egli sa... mi fai vedere un attimo il versetto 4, amico mio, per piacere? Eccolo qua, così dice l'Eterno. Maledetto l'uomo che confida... Ma qua mi immagino già Geremia... È roba mia, adesso lui ci va a nozze, i pastori, che non è bello, Geremia, infatti, lo amo, per carità. Però senti, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, il cui cuore si allontana dall'Eterno. Fermo! Quante volte la gente dice, vedi, non devo confidare nell'uomo, e pensa che qua parla dei pastori. No, io non ce l'ho il pastore perché non confido nell'uomo. Che sei scemo? Cioè, dove hai preso queste dottrine? Su Amazon, no? Su la Bibbia? No, perché ti pare, fermo. Grazie, Manu. Ma maledetto chi confida nell'uomo, non chi confida nei ministri. I pastori ti sono stati dati per confidare in loro. No, una mi ha detto, no, ma arriva della gente, dice, no, Pastor Luca, io li seguo i pastori, ma non confido in loro. Sei scemo, dico, come fa a non confidare? Come dire confidare? Fidarti. Come fa a non fidarti del tuo pastore? O cambi spacciatore o cambi pastore. Che razza di frase è? Non confido nell'uomo. Ma che vuol dire? Che vuol dire non fidare? Parlo del tuo pastore, del tuo responsabile, la persona a cui vuoi bene, santo cielo. Che vuol dire? Sì, io c'ho un pastore, ma non confido nell'uomo. Che vuol dire? Devi confidare. Che vuol dire confidare? Mettere la tua fiducia. In un uomo metti fiducia come lo fai con una persona, e in Dio metti fiducia come lo fai con Dio. Come quelli che dicono alla moglie, non ditelo mai, io dico ai mariti, poi per carità... Moglie, dopo Gesù, ti amo più di tutti dopo Gesù. Alle mogli non gli piace stare nemmeno dopo Gesù. Vi dicono di sì perché sono brave, sono donne di Dio. Ma perché me la mettete al secondo posto la moglie? È come se dicessi a te ti voglio bene, ma dopo mamma, papà, zio, cognato, che c'è sei venuto a facca? No! In realtà al primo posto ci sono i tuoi amici, come si amano gli amici. Al primo posto c'è tua moglie come si ama una moglie, al primo posto c'è Dio come si ama Dio. E se non sai come si fa, chiedilo alle nonne. Al primo posto ci sono i figli, amati come figli, che gli danno gioia, e poi i nipoti invece, tu hai visto come fanno le nonne? E poi con le nonne al primo posto ci stanno i nipoti, al primo posto c'è anche un marito, spero. Anche se il marito ormai si è abituato con i nipoti. Però ci sta, cioè ogni nonna ha un amore al primo posto con diverso. Mio amico il pastore Fabio non è al terzo posto del mio cuore, è al primo posto e lo amo e voglio bene come si vuole bene un amico, non è al secondo posto, non è dopo Dio, è al primo posto, lo amo come si ama un caro amico e Dio lo amo come si ama Dio. Nel mio posto non c'è spazio per squadre di calcio, quello no, nel mio cuore no, se è la squadra del cuore, no, nel cuore c'è spazio solo per Dio e per le persone, però potete mettere al primo posto tutte le persone che amate, amandole di un amore diverso. Qua potete applaudire, ma non fa niente, anche se non fa niente. Fermi. Quindi dice, maledetto chi confida nell'uomo. Ma possibile, ma è possibile?
possibile mai che ora io sono maledetto se confido nel pastore? O io lavoro, sono nello staff apostolico con la pastore lì, apostolo di Dio. Ma te pare che io dico sì, apostolo, io ti servo, ma non confido in te. Ma che razza di frase, come farei? Mentirei, sarei un ipocrita se lavorassi con qualcuno del quale non mi fido. Abbi pazienza. Fra l'altro domani mattina dovrei averlo in radio, quindi se vi va di ascoltarlo alle 9:15 saremo in diretta sulla radio, che è l'unica cosa gratis che vi è rimasta, so io, Radio Zoe. Tutto il resto lo pagate, quella non la pagate. No, l'unica cosa gratis che vi è rimasta so io. Va bene. Dice, maledetto chi confida nell'uomo, sta parlando di non confidare nei ministri? No, anzi, qual è a volte il problema, la delusione di un pastore? Che mettevi fiducia in una persona che forse magari ti ha tradito, o sei stato tradito, o tu hai tradito. Il problema è questo. Quindi mettete fiducia, amate anche se avete avuto problemi, non chiudete il cuore, lasciatelo aperto pure la domenica. Perché ne vale la pena, sono molto più le persone che ti amano magari di quelle 3-4 situazioni difficili nella vita che abbiamo avuto. Quindi di cosa sta parlando Geremia? Maledetto chi confida nell'uomo. Andiamo avanti. Egli sarà come un tamerisco nel deserto, un cespuglio, una roba secca. Quando viene il bene non lo vedrà. Questa è la sfiga di quelli nella maledizione, fermi. Che non vedono il bene. Nessuno mi ama, nessuno mi vuole bene. E non vedi la gente che ti vuole bene. La maledizione ha questo problema, non ti fa vedere il bene nemmeno quando ce l'hai davanti col cartello luminoso, io sono il bene. Ok? Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra salata senza abitanti. Nessuno di voi vuole fare questa fine, ma questa è la fine dell'uomo maledetto. Attenzione, ora lo collegheremo con quello che stiamo dicendo. E versetto 7, amico mio. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Versetto successivo. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorgerà quando viene il caldo, le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione, non cesserà di portare frutto. Ma che è fantascienza? Di che sta parlando? Non di noi, che per la piccola pandemia siamo andati nel panico. Non noi, magari poi il governo ha avuto qualche difficoltà, 37 fiale di vaccini, 37.000 problemi abbiamo avuto, per carità. Ma di che sta parlando? Quando viene la siccità... Dice uno, neanche si accorge della carestia, della bolletta. Di che sta parlando? Dell'uomo benedetto. Ora, quello che voglio dirvi è questo. Attenzione. Cosa vuol dire non confidare nell'uomo? Arriva al versetto 5, per piacere. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Ecco il problema. Non è fidarsi di un pastore o di un predicatore se vi va o voler bene a un fratello o a una sorella. Ma è fare del tuo braccio la tua forza, cioè quando dire non ho bisogno di Dio, lo faccio da solo. Magari non lo diciamo, nessun cristiano dice io non ho bisogno di Dio, però poi di fatto ci scivoli. E questo forse è il problema più per le donne in questo caso, attenzione, non lo so, ma credo che più, essendo l'uomo il modello base, porello, basta una ciotola in divano, a noi maschi, la donna è più... Quando io a volte sto seduto riposando e dico a Lucia, Lucia dice, a che pensi? Dico a niente per riposare. Lei non mi ha mai capito come possa un essere umano non pensare a niente. Perché la donna non è mai senza pensare a niente. Sta sempre a pensare a qualche cosa, vero? Allora la donna non te lo dice per delicatezza, dice, sei un troglodita che non pensa a niente. Come fai a non pensare? La donna pensa, appena si sveglia pensa. Il maschio no, non so se è un difetto o una... Se mette a volte decidi di non pensare e non pensa. Ed è questo, la donna dice, come fai a non pensare? Chi mi sono sposato? Sono Sabrina, vero o no? Vero no? Per cui a una donna dirgli di rilassarsi è un po' più complicato, è vero o no? Cioè, è vero, è così. La donna è più, qua ci vuole anche l'aiuto magari del marito, se ce l'hai, o di una persona vicina che ti aiuta. Meno male che c'è qualcuno che pensa in famiglia comunque. Attenzione, meno male che esiste qualche moglie che pensa, per carità. Però capisci da solo, e pensa che... Lucia è venuta qua a Roma, sono 3-4 settimane che dalla mamma che ha bisogno di lei. Io sono rimasto con Alessandro e il cane a casa, a Palermo. Ringrazio Dio che di fronte c'è una famiglia della nostra chiesa, una donna anziana che ci ha preso cura, ci ha allattato come i neonati proprio, perché ci aiuta. Ma di fatto dice non fare della tua carne, del tuo braccio, la tua forza. Cerca di affidarti a Dio. Non so se possiamo fare un po' di musica sottofondo, se c'è qualcuno che ci può aiutare o direttamente la pastora, grazie. Ci siete su questo? Il messaggio è molto semplice stamattina. Ci sono sfide che non vinceremo fin quando non ci fermiamo e non impariamo a lasciare fare a Dio in tutti i modi in cui questo è possibile. Io non sto parlando di non fare nulla,
Sto dicendo di essere benedetti, di fare in modo che il nostro braccio non prenda il posto della mano di Dio. Perché ancora una volta oggi è come se Gesù dicesse: voglio farti vincere facile, voglio farti salire sulle ali dell'aquila. Posso, me lo lasci fare? E allora questo è un messaggio che vale per tutti. Ciascuno di noi sa cosa deve fare o non deve fare per lasciare che Dio lo conduca in alto, per lasciare che Dio lo faccia vincere facile. Ora non vuol dire che non ci sono i problemi, però è meglio averli con Dio che senza Dio. Io servo il Signore da parecchi anni, come Fabio, siamo a pieno tempo, non l'ho fatto apposta essere a pieno tempo, e molti dicono: è bravo, pieno. No, io non l'ho fatto apposta, dico la verità. Però mi ci sono ritrovato quando facevo il predicatore itinerante, non riuscivo a stare fermo in un posto per lavorare, mi ci sono ritrovato. Tante sfide come tutti. E ci ho messo un po' a lasciare che Dio operasse nella mia vita. Ho messo un po'. Perché sai che c'è in qualche modo. Poi c'è l'estremo che non va, non devi fare niente. È scemo che non fai niente. In 34 posti l'Apostolo Paolo ci dice di fare le cose come farle. E non fai niente. Non fare niente è molto stupido. Solo che si facevano le cose sbagliate. C'era un Dio che voleva intervenire e in qualche modo il mio braccio si metteva davanti e impediva a Dio di intervenire. Ora che non che fossi maledetto, ma ci mettevo più tempo a risolvere delle cose. Non pensavo fosse lecito vincere facile, perché non ero un granché, non ero, tutti noi pensiamo quello che siamo. Eppure Dio dice: voglio farvi volare sulle ali dell'aquila. Allora stamattina la domanda è un po' la stessa, oggi possiamo farla senza timore di distruggere la parola di Dio. Oggi in questo tempo è come se Gesù ti dicesse: posso condurti sulle ali dell'aquila e fare in modo che la tua famiglia sia una famiglia santa? E perché le nostre famiglie, io con mia mamma è andata col Signore l'anno scorso, ma ci ho messo una vita per il Vangelo. Ho sempre detto: mia mamma si converte piano piano, e davvero piano piano si è convertita. Perché dobbiamo credere che le conversioni vengano piano piano? Perché riteniamo che i nostri mariti siano duri al Vangelo? Se tu ti sei convertita, cosa c'è che non va in tuo marito? Se una come te, una come me, ha detto sì al Signore, perché tuo marito non dovresti trovarlo, o tua moglie, trovarlo con le mani alzate, ripieno di Spirito Santo? Perché? Abbiamo la mentalità. Io mi sono convertito, sono tiranneggiata dalla famiglia. E invece la mia figlia, questa cosa, piena di demoni. Ma scusa, se tu hai lo Spirito Santo, è una mentalità. Il braccio dell'Eterno. La gente pensa che debba fare fatica. E così si decide già dall'inizio che è difficile convertire qualcuno nell'evangelizzazione. A volte si fanno evangelizzazioni, si spendono 30-40 mila euro per un service e si convertono in tre. Ah vabbè, sì, ne valsa la pena. No, non ne valsa la pena. Mandavi qualcuno, uno dei Chris Lab, a casa di Stile e risparmiavi 40 mila euro. Non si prende mezzo stadio per tre persone. Anche se una persona sola ne vale la pena, non c'è dubbio. Ma con Dio non si spendono 40.000 euro e poi per avere una raccolta non si fa. Si mandano 3-4 anziani a casa di quello là e lo risolvi gratis il problema. Dobbiamo alzare il livello. Se Dio vuole farci vincere facile, il problema siamo noi, non è mica Satana. Ti pensi che Satana ti impedisca di fare le cose? C'era un tale anni fa, detto il Gadareno. Bibbia dice che aveva 2000 demoni, una legione. E quel tizio che si picchiava nel cimitero, e poi aveva 2000, una legione, chi dice 2000, chi dice 6000, insomma siamo a quel numero, 2000 demoni in un cristiano, in una persona. E poi appena arriva Gesù, questo posseduto con 2000 demoni, aiutatemi a dire 2000, non demone, 2000, che se metti in fila arriva a Casilino, non so dove arriva, capito, 2000. Arriva Gesù e sto ragazzo resiste. La resistenza dei 2000 demoni è si inginocchia davanti a Gesù con 2000 demoni in corpo. 2000 demoni non gli hanno impedito di rivolgersi a Cristo. E noi? C'è uno spirito a casa, non fa venire mia moglie in chiesa. No, è che non gli frega niente. La realtà, il motivo è questo: la gente non vuole. Ti pensi che un demone impedisca a una persona di venire in chiesa? Ti pensi che un demone impedisca a te di essere felice? Alzati in piedi e di: Signore, fammi vincere facile. Dai a me quello che volevi dare al Sinai prima che la legge venisse. E puoi dire: fa che sia una settimana in cui vinco facile, ritiro le mie mani e lascio che tu operi nella mia vita, facendo quello che tu mi chiami a fare: amare, camminare in amore,
camminare in fede e in amore, questo è quello che Dio ci dice di fare. Tanto per amare e voler bene a qualcuno, alziamoci in piedi anche se vogliamo. Amare qualcuno, volergli bene, non è neanche così complicato. Alla fine siete anche persone amorevoli, penso che sia anche bello volersi bene. E allora tutto quello che Gesù ci dice, amatevi gli uni gli altri, seguite il Signore, godetevi la Chiesa, godetevi le riunioni, finché potete, finché c'è questa possibilità. Fa piacere vedervi numerosi, continuate sempre a esserlo e lasciate che Dio faccia le cose difficili. Significa che se stai andando al lavoro e hai dei problemi, vai al lavoro ma non in paura, just in faith, cioè dicendo: mentre io sto lavorando, Dio sta mandando angeli per me. Non dico di non fare le cose, dico di non farle in paura. Non fare come quelli che dicono: ah, grazie a Dio non devo fare più niente. Sei un vero folle se non fai niente. Il diavolo farà le cose. Non si tratta di non fare niente, si tratta di fare in modo che Dio ti porti su ali d'aquila. E allora cosa fai? Vai a lavorare, fai gli straordinari se ti serve, ma non in paura, in preoccupazione, ma in fede, dicendo: mentre io mi do da fare, Dio manda i suoi angeli. Io mi sono convertito grazie a un paio d'angeli. Una donna di Dio, sorella Maria della chiesa di Bruno Crociani, la mia mamma spirituale, giorno mi parlò del Signore, io non la senti molto a sentire. Lei faceva la bidella, puliva una scuola nella quale io andavo a portare i pasti ai bambini col furgone. E poi facevo mangiare i bambini, che dico: per carità, fermati. Una faticaccia, era bello, però sai, i bambini di 4-5 anni, cominciali a mangiare, eccetera. E un giorno, andando là, questa donna non mi parlò di Cristo, si mise a cantare. Un cantico, dice: la mia casa è fondata sulla roccia, un vecchio cantico. E così io sentì, pensavo di essere solo dopo aver mandato via bambini, aver pulito tutto, invece c'era questa donna che cantava: se mi trovassi nella tempesta. E così seguì la voce e giunsi alla fonte della voce, che era questa donna che cantava. Allora gli chiesi: che è questo fatto della sabbia, della roccia? E lei mi parlò velocemente e disse: guarda, senza smettere di spazzare, guarda ragazzo, che se quando hai un problema hai Gesù, sei salvo, se non ce l'hai sei nei guai. Mi fece l'esempio dell'arca di Noè, poi arrivederci, se ne va. Dove vai? Fermati. Ho fatto. È il primo caso in cui l'evangelizzato inseguiva l'evangelizzatrice. E insomma, lei dice: guarda, non c'ho tempo, vieni oggi pomeriggio alle 3 in chiesa mia e Dio ti parlerà. Ma chi sei? Testimone Geva, una tribù, chi sei? Chi? E dice: no, non te lo dico chi sono. Ma sei testimone Geva? Non volevo essere testimone Geva, non me ne vogliono. Dice: non te lo dico chi sono, però se è la verità tu devi venire. E dov'è la tua chiesa? Non me lo ricordo, sta dalle parti del Collatino. C'è 1,5 milioni di persone al Collatino. Davanti qua, Dio ti guiderà al Collatino. Collatino, c'erano 1 milionata di persone, c'è stata Roma Est. E così io ero un macello, la lascio stare. Poi arrivo a casa, stavo sul raccordo anulare e la faccio breve. Mi accorgo che qualcosa questa donna aveva a che fare con me. E così arrivo a casa e poi decido alle 3 di andare in questa chiesa, al Collatino. Non c'era navigatore, c'era lo stradario con le carte, con le mappe, ve lo ricordate? Vado al Collatino, dai partire dalla Roma all'Aquila. Alle 3 poi arrivo all'Arco Preneste e mi fermo alle 3 di pomeriggio. Ma che dove vado? Al Collatino? Chi c'è? Non so manco che chiesa è, chi è? E là iniziano gli angeli, arriva un vigile, stavo in seconda fila, tutti stavano in seconda fila. Alle 3, circa 2:30, 3, e il vigile fa, bussa al furgone, tum, tum. Che è? Quando ci può stare? Oh, ci sta tutta la città. Dico: no, tu devi andare via. Ho detto: non mi fa litigare. Allora me ne vado e il vigile fa: no, di là, devi andare via di là. Ti ha fatto affari tu, e dove vado? Giusto che. Dice: no, di là, non devi andare di là. Per carità, ho beccato quello matto. Era un angelo. Ho girato sulla Prenestina. Sto andando in fondo. A un certo punto, una signora con un passeggino. Erano 2:30, 3:15. Non c'era tanta gente. Una signora mi fa: signore, signore. Stavo fermo a sempre, forse avrà bisogno d'aiuto. Ha detto: che succede? Dice a me: guardi, che c'è? Il bambino stava a posto. No, di là, di là. Dio sta a parlare con me. Sta a parlare con me. No, di là. Io pensavo a un problema col bambino, abbiamo scelto una mano. Stava tutta a posto. Dice: no, di là, non di. Ho detto: la faccio contenta. Ho detto: non voglio. Magari non ci sta con la destra, c'è un bambino, la faccio contenta, giro a sinistra. A un certo punto incontro una manifestazione. Ma chi fa le manifestazioni a Prenestino alle 3:15 del pomeriggio? Un gruppo di studenti, dei ragazzi, mi hanno costretto ad andare un'altra parte. Arrivo a un certo punto sotto il ponte della Roma all'Aquila, strada sterrata, mi fermo, dico: ma che sto a fare?
Così spengo il furgone, ho detto non sto bene con la testa, mi rilasso un attimo. Davanti a me c'era un cartello, chiesa evangelica pentecostale, ci ho messo un quarto d'ora a leggerlo, pentecostale. Fermi, fermi, aspetta, fermi, fermi, che finì, fermi, fermi. Dico, hai visto mai che questi conoscono sta signora della roccia, della sabbia? Perché ero perduto, ma non ero stupido, avevo capito che avevo bisogno di Dio, lo avevo capito. Così scendo, era la chiesa del fratello Bruno Crociani, la prima chiesa, il primo locale, lo ricordi? Che era piccoletto, grande, la tua pedana è più grande di quella chiesa probabilmente. Sai quando vuoi entrare senza essere notato? Ho detto, ma mi metto in fondo, vedo se c'è sta donna, apro la porta, io mi sono presentato con un cappello nero, ancora lo uso, solo che all'epoca non ero molto presentabile, sembrava un corvo. Apro la porta e c'era un gruppo di donne e uomini di Dio inginocchiati con le sedie l'uno verso l'altro che pregavano tutti i pomeriggi alle 15. Faccio per chiudere, dico disturbato che non so chi sono questi, e mentre faccio per chiudere quella donna si alza e pastore Bruno che è ha pregato per me e sono stato liberato quel giorno e Dio si è usato di angeli. E allora ho imparato che mentre tu fai le cose nella grazia di Dio, Dio manda angeli a parlare col tuo datore di lavoro, manda angeli a parlare con i tuoi figli anche se i tuoi figli non ti danno soddisfazione, non te lo dicono, mandano angeli a parlare col tuo coniuge. E questo è fidarsi di Dio, dire mentre io faccio le mie cose gli angeli lavorano per me. Non ordini tu agli angeli, Dio parla agli angeli che fanno quello che lui dice. E allora la proposta è questa: volete che questa settimana Dio vi conduca sulle ali dell'aquila o volete fare da soli? Avete due possibilità, in entrambi i casi Dio vi benedirà, in entrambi i casi Dio vi darà una mano. Ma se viaggiate sulle ali dell'aquila, lo fate prima e lo fate meglio. Cantate, non venite avanti se potete, voglio benedire la vostra vita. Abbiamo qualche minuto, pastore Fabio, perché non venite avanti? Voglio un po' le mani su alcuni di voi, questa è un'idea di Dio, l'imposizione delle mani, solo per benedizione. Se qualche usciere ci aiuta a fare dietro le prime sedie, così gli altri possono stare comodi mentre la corale canta. Bello questo, ragazzi. Se non avrò più forze, sai come non diventare così, mi rialzerò. Coraggio, sia una settimana di favori divini questo, una settimana. Dio ha smesso di voler facilitare la tua vita, questo non è una novità stamattina, è solo da dire a te stesso, se è il tuo caso, forse già lo state facendo, chi già sta lavorando così va bene, solo per quei pochi che forse hanno bisogno, dire Signore io voglio non impedire la tua blessing, voglio fare le mie cose credendo che tu stia facendo le tue, mentre io mi affatico lo faccio in fede, gli angeli operano e lo Spirito Santo fa il suo mestiere e io faccio il mio. Non voglio offenderti avendo paura, non sto dicendo di fregartene del problema, dico di interessarti in fede. E quello che Dio ha proposto migliaia di anni fa al Sinai lo puoi rifare a casa tua. Accendiamo le luci anche dietro un pochettino, solo le prime due file, così vedo i ragazzi, vedo le persone. Quello che Dio ha proposto davanti al monte Sinai lo può fare nella tua storia in questa settimana. Non hai bisogno di aspettare 6 mesi, 10 mesi o un anno. Ci sono cose che Dio farà fra un anno e cose che può fare oggi. Se hai dei problemi, Dio ti tirerà fuori dai problemi oggi o domani o in questa settimana. Tenete gli occhi aperti in questa settimana per alcuni di voi. Tenete gli occhi aperti spirituali e vedrete cose. Una volta il profeta disse: io faccio germogliare qualcosa, lo riconoscerai. Vuol dire che non è facile vedere subito l'opera di Dio. Attenzione. Vedi là dove dici: Signore, io mi lascio andare stamattina. Ho sentito la tua parola e ho capito che tu vuoi rendermi facile la sfida, vuoi portarmi su ali d'aquila. Io voglio che questo succeda. Io
adesso insegnami, ammaestrami. Pieghi le tue ginocchia e Dio ti parlerà e renderà facile la tua sfida come ha reso facile la mia. Alleluia. Direte il tocco a alcuni di voi questa settimana. La mano di Dio sulla vostra vita. Oh, Spirito. Oh, Dio. Bless, bless.